Butler. Butler fuori dallo schermo, forse anche lui non un grandissimo tiratore di liberi. Vediamo chi è il giocatore incaricato da Thibodeau a subire il fallo. Sembra Marco Bellinelli dai movimenti sulla rimessa. Effettivamente riceve proprio Bellinelli. Molta difficoltà. Time out, direi alla soglia dei 5 secondi anche per Marco, se effettivamente Thibodeau ha chiesto che sia lui a ricevere il pallone. Non una situazione facile, perché ha giocato 4 minuti nel primo tempo. E adesso deve entrare e tirare, presumo io, sei quei gelato. Tiri liberi, se subirà come credo il fallo. È vero che lui è un buon tiratore di tiri liberi, anzi più che buono, però lo stesso star fermo seduto così tanto in una partita del genere significa, è anche vero, poi mi piglio la responsabilità di quello che dico, visto che ormai è successo di tutto in questa partita. Se vai in lunetta ne segni uno, è possibile che, non dico che basti, ma ci va molto vicino. Vuole chiarire qualcosa con la rimessa laterale, coach Thibodeau. Abbiamo visto 3 blocchi in fila per Marco Bellinelli, questa era la scelta ad occhio, mentre qui TNT ci mostra ancora direi il tiro partita, quello di Nate Robinson, che poi non è servito perché è arrivato Joe Johnson, però eravamo solo all'inizio, Davide. Eravamo veramente solo all'inizio, anzi all'inizio eravamo quando Robinson è impazzito nel quarto quarto e praticamente ha ricucito da solo lo svantaggio di 15 punti, ma vediamo questa rimessa. Ancora Bellinelli cerca di liberarsi, Boozer imbeccato, non sappiamo se Boozer eventualmente fosse la prima opzione, probabilmente la terza. Deng da una parte, Bellinelli dall'altra, credo anche che ci sia una situazione complicata di time out. Primi per tiri liberi della partita per Boozer. Per Boozer, sì. Guardate la faccia di Noah, di Gibson e di Robinson, freddissimo. Carlos Boozer, importante, 20 secondi e 4 decimi. Due possessi. Adesso sono 2 possessi. Stasera uno su uno, come ricordava Davide, primi tiri liberi, giocatore dal 73% in generale, sia in stagione che in carriera. Torna Mohamed per il possesso difensivo e probabilmente uscirà Marco Bellinelli. Sbaglia il secondo libro, ma Mohamed importantissimo con il rimbalzo in attacco. Segna e subisce il fallo. Gran cambio da parte di Thibodeau. Non sappiamo se l'abbia fatto per una questione difensiva o eventualmente per una situazione di rimbalzo d'attacco. Ma cos'è successo? Perso completamente il contatto, Blace. Perso completamente il contatto. Non puoi fare un tagliafuori del genere in un momento del genere. Troppo molle. Bravo Mohamed. Sicuramente fortunato, però è stato bravissimo ad andare lì. È grande il suo impatto. 4 punti per lui in questo terzo supplementare. Davvero grande, grande giocata. E davvero abbiamo visto di tutto in questa partita, anche Mohamed che entra dalla panchina dopo la scarica di Nate Robinson, i 4 punti di Mohamed, l'esultanza di Noah. Proviamo a dirlo, ma non si sa mai, però Bulls molto vicini ad agguantare gara 4. Eh sì, direi che ovviamente tutto si decide dal primo tiro in uscita dal timeout. È obbligata Brooklyn a prendere un tiro da 3 punti, ovviamente deve segnarlo a tutti i costi, veramente 58 su 109, 109 tiri per Chicago, 96, 48 segnati per Brooklyn, 46 rimbalzi a 45, davvero delle cifre da partita lunghissima, come è stata. Questi ragazzi sono esausti, completamente esausti, e come ricordavi tu, tra meno di 48 ore questi, no, tra un pochino più di 48 ore questi sono in campo. 71 tiri liberi tirati tra le due squadre combinati, ovviamente 71 tiri liberi, e le 4 ore ormai le abbiamo passate abbondantemente. Tenete presente che in media una partita NBA dura 2 ore e 40. Qui siamo a 4 ore. Deron Williams che lascia passare troppo tempo probabilmente sul cronometro, aspetta Joe Johnson che mette a posto i piedi, tiro corto sul primo ferro, ancora Joe Johnson alla ricerca del pallone, Deng esce con la palla nelle mani e a questo punto non c'è neanche più il tempo di commettere il fallo. Sì, Lopez vuole comunque fermare la partita. Thibodeau aveva rimesso Marco Bellinelli sul terreno di gioco e Bellinelli, nonostante i pochissimi minuti in campo in questa partita, complice anche la prestazione
oltre ogni pensiero da parte di Nate Robinson. Non ha giocato tantissimo, dicevamo, Marco, adesso avrà la possibilità di mettere due punti in più sul suo tabellino. Comunque anche lui è stato partecipe, è stato tra i protagonisti, seppur meno utilizzato, di una serata in qualche modo storica. E adesso è davvero finita. Per quanto riguarda Chicago, che vince una partita che praticamente aveva perso, si porta sul 3-1 con tutta l'energia, anche l'inerzia di questa partita, l'energia nervosa dal proprio punto di vista. I Nets rimpiangeranno tantissimo quel vantaggio di 15 punti buttato via nel quarto periodo. Da un punto di vista di energie perse, chiaramente qualcosa in più per Chicago, che si porta a casa la partita. Sono di corsa anche quelli di TNT, perché bisogna correre a Memphis, sta iniziando il secondo tempo, è tutto per noi. Ringraziando Davide Pessina, un saluto da parte di Alessandro Mamoli, continuate a seguire questi straordinari playoff sugli schermi di Sky Sport. Alla prossima.